Ha solo 4 anni RCEA, the Rimini Center of Economic Analysis, associazione no profit che svolge attività, workshop, conferenze e seminari per contribuire al progresso della ricerca in ambito scientifico, fiore all'occhiello del territorio nazionale ed internazionale. Uno strumento importante e prestigioso per i ricercatori di tutto il mondo, forse non abbastanza radicato però nel nostro territorio. Io penso che sia molto molto più profondo e che non è stato ancora capito né da Rimini, né da altre, non dico l'Università di Bologna, ma da altri circondari in Italia. E cioè il centro porta con sé uno sviluppo scientifico-culturale che è fondamentale per qualunque circondario, territorio, per la sua evoluzione. Queste sono cose che sono capitissime nel Nord America e in buona parte d'Europa, ma non in Italia. La ricerca scientifica non è la ciliegina sulla torta, come ho detto, ma è la torta stessa. Il saper incorporare questa ricerca all'interno dell'evoluzione politico-economica e sociale di un territorio non è responsabile solo degli scienziati che la portano, ma soprattutto del territorio di saperla assorbire e saperla approfittare. Il 21 maggio, nel corso dell'annuale Rimini Lecture in Economics and Finance, il professor Philippe Aghion, docente di fama internazionale, terrà una lettura sulle politiche economiche in senso ampio. Uno dei più eminenti scienziati viventi per quanto riguarda la teoria della crescita e quindi il professor Aghion ci verrà a parlare dei problemi relativi alla crescita, di quelle che sono le politiche sia anticicliche e dei problemi che riguardano invece la crescita. L'intento degli organizzatori è sicuramente quello di rendere queste tematiche più popolari per addetti ai lavori, ma anche non, e la possibilità di condividere queste tematiche per portare a conoscenza di tutte le potenzialità degli studi messi in atto da RCEA. Bisognerebbe farne di più e bisognerebbe che i riminesi partecipassero di più.